Eccoci qua nuovamente a Screenshot, puntata dedicata alla raccolta rifiuti porta a porta, chiamata così o casa per casa, adesso vedremo, insomma, a seconda di come la intendete, anche voi telespettatori, tanto se ne è parlato nei giorni scorsi, forse anche tendenzialmente, secondo qualcuno che diceva, ma lasciate parlare sempre qualcuno che ha a che fare con l'opposizione a livello politico, oppure anche un qualcuno che rifiuta questa raccolta porta a porta. Noi abbiamo semplicemente vogliamo dare la voce a tutti. Avevamo cercato, ve l'avevamo anche detto, al presidente e il direttore della NET, Fuccaro, dovrebbe venire in studio la prossima settimana. Non volevamo attendere oltre, visto anche le vostre richieste per avere maggiori delucidazioni, e così abbiamo invitato una persona importante quale Giovanni Govetto, che è il presidente della commissione ambiente del comune di Udine, e qui Lo sarà confermo. bersagliato, insomma, dalle vostre Lo domande. confermo. Govetto, 30 secondi se attende, perché dovremmo avere, allora, oggi una notizia del giorno nel telegiornale, pochi minuti fa l'avete visto, anche la questione di questo chiamato odiatore seriale attraverso Facebook che lanciava insulti sessisti alla Serracchiani, diffamazioni nei confronti del sindaco di Palmanova, che a detta sua aveva individuato nel segretario della Lega di Palmanova, Lega che dovrebbe aver preso dei provvedimenti nei confronti di Alberto Morandini, che sarebbe il segretario della Lega di Palmanova. Dovremmo avere in collegamento con noi il segretario provinciale Zorro Grattoni del Carroccio, che appunto Zorro potrebbe darci qualche notizia in più. Ci sente al telefono? Buonasera. Salve, salve. Allora, ne avete parlato tra di voi? Avete preso qualche provvedimento riguardo a questa situazione che è un po', diciamo, il fatto del giorno di oggi? Ma insomma, è stato necessario passare qualche ora per capire, comprendere e ricondurre le responsabilità al loro giusto indirizzo, no? Appreso che quello che avete riportato nel titolo prima è corretto, abbiamo provveduto un'ora fa a rimuovere il signor Alberto Morandini dalla segreteria della sezione Palmanova, la sezione comunale Palmanova, e abbiamo immediatamente notificato l'espulsione anche dal nostro partito. A questo punto chi sarà il segretario di Palmanova? Ma in questo momento mi sono candidato immediatamente a sostituirlo in qualità così di commissario in attesa dei riti normali per ricostituire un attimo l'organo decisionale anche lì a Palmanova. Ne avete parlato direttamente col diretto interessato? Vi ha spiegato, vi ha detto qualcosa a suo discapito? Vi ha detto perché agiva in questo modo? Ma io non direttamente, qualcuno ha parlato e ha avuto conferma un po' di questa sua posizione. La commissaria Gava ha registrato un tanto e ha dato disposizioni all'organo più prossimo, dunque sottoscritto, per notificare, formalizzare questa cosa. Va bene, grazie, grazie Zoro Grattoni per essere intervenuto in trasmissione, è stato gentilissimo per Buonasera. puntualizzare, insomma, quest'ultimo provvedimento che avete adottato nei confronti di Alberto Morandini. Ricordiamo che a questo punto ex segretario della Lega Nord di Palmanova, a questo punto anche ex della Ex Lega in commissario. quanto è stato espulso. Grazie. Buonasera a lei, buon lavoro. Eccoci qua, Govetto, dopo questa prima parentesi, tocca a lei. Tocca a lei spiegare come funzionerà la raccolta casa per casa, adesso come l'avete chiamata, porta a porta, come si Ah, chiama? sì, insomma, al di là del nome, ecco, come Il procederemo? contenitore non conta molto, è il contenuto che Il cambia. E allora contenuto. ci spieghi questo Tipo, qua sono contenuto, rifiuti in generale. rifiuti in generale. No, ecco, io intanto. Attenzione che potete mandare il messaggio 345-99-56-897 se avete domande da porre. Allora, Benissimo, quando inizierà? risponderemo a Esatto. tutto. No, intanto preliminarmente mi permetto Sì. di ringraziare Telefriuli e di ringraziare te, se Sì. posso darti del tu, ecco, perché questa è la prima volta che mi capita di poter parlare di questo argomento, come dire, dando ampia spiegazione e rispondendo tranquillamente alle domande che mi vengono poste, perché precedentemente mi è successo di poterlo spiegare, ma in contraddittorio e quindi avendo pochi secondi per cercare di spiegare qualcosa Questa che. volta ha 20 minuti, non ne ha Ecco, bene, 50, quindi no, non può neanche bueno, giustificarsi quando no, tornerà a casa, insomma, che non ha avuto la parola per assolutamente. poterlo fare. Allora,
Assolutamente, allora sono grato di questo. Dunque, io faccio questa premessa, così anche un po' chiarisco tutto. Io inizialmente ero uno di quelli che, quando, come dire, si è iniziato a parlare di questo del porta a porta, chiamiamolo così per chiarezza, avevo diverse perplessità. E quindi capisco molto bene quelli che possono, sono perplessi rispetto a questa decisione. E tuttavia le perplessità, per quanto mi riguarda, sono poi state superate conoscendo i numeri, conoscendo la realtà dei fatti e approfondendo, diciamo così, le indagini sulla, su questo metodo di raccolta dei rifiuti. E la prima perplessità che io ho avuto, ed è una perplessità che si legge ancora sui Messaggeri, era la seguente. Ce n'è solo uno di Messaggero. Si legge sulla stampa, che si legge sulla stampa. Ah, giusto? Ecco, okay. Giusto, che si legge in generale sulla stampa. Sì. Ma Udine è già al 67% di differenziata. Cosa serve di più? È un ottimo risultato, perché dobbiamo andare a mettere mano su una cosa che funziona. Allora, questa cosa è vera, ma fino a un certo punto, nel senso che è vero, perché corrisponde ai dati, che Udine ha una differenziata del 67%. Sì. Non è vero però che è un ottimo dato. Sì. Ecco, questa è la prima cosa da spiegare. Sì. Era un ottimo dato 5 anni fa, era un ottimo dato anche 3 anni fa, ma ultimamente su questo settore, sul settore dei rifiuti e in generale sul settore dell'ambiente, veramente sono stati fatti grandi passi, per cui moltissime realtà che erano dietro a Udine ci hanno superato. E quindi una posizione anche, diciamo così, buona che noi avevamo fino a 3 anni fa, in verità si è trasformata in una posizione mediocre, nel senso che al giorno d'oggi le capoluoghi di le città, diciamo, che hanno percentuali di differenziata superiore al 70% sono tante. E quindi è giusto, cioè è giusto, è doveroso che noi guardiamo avanti e invece, come non dire, che compiacerci del 67% cerchiamo di migliorare. Questa era la prima perplessità. La seconda perplessità che io avevo era la seguente: se l'amministrazione chiede una fatica in più ai cittadini, e il porta a porta comunque richiede una fatica in più. Anche un costo in più? È un costo in più? Bisogna, perché questa è la prima cosa che le chiedo. Oh, bene, bisogna dare, perché appunto, giusto, è uno sforzo, ma sarà anche un costo in più. Cerchiamo di chiarirlo. Rispondo subito. Allora, dicevo appunto, se noi chiediamo uno sforzo in più, bisogna dare un beneficio, perché a fronte di un sacrificio che noi chiediamo ai cittadini, è giusto che diamo qualcosa. Questa è almeno il ruolo dell'amministrazione. Sì. Allora, non è un costo in più, non sarà un costo in più, o meglio, noi recentemente abbiamo avuto una bella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, organo super partes, non politico, che ha dato una fotografia di questa situazione. Una delle doglianze era il fatto che col porta a porta i costi sarebbero aumentati e che dunque il piano economico finanziario presentato dalla ANET e sostenuto dal Comune, che io ho avuto modo di vedere, non era fondato, era errato e avrebbe portato ad aumento dei costi. Il giudice dice, leggo solo due righe, leggo solo due righe. Sì. Quanto alla insostenibilità del piano economico che, come dire, i correnti facevano, e finanziario, che eccetera eccetera, dice il giudice, questa doglianza dei costi che aumenteranno è piuttosto riconducibile a una disattenta lettura da parte dei ricorrenti dei dati riportati nella previsione della ANET. A vedere bene i dati, dice il giudice, Oria Sette Soldi, dalla presidentessa, dottoressa, dice, non emerge in realtà alcuna palese irragionevolezza e o illogicità nella previsione dei costi di servizi, la sola in grado di giustificare eventualmente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se lo dice il giudice, lo dice la verità, allora a questo punto. Allora, io dico questo. La maggiore autorità. Cioè, se lo dice il giudice, io che leggo i dati, ritengo che i dati che ci hanno presentato siano corretti. Ma vi dico di più su questo. Il problema dei costi è il seguente. Attenzione. L'indifferenziata finisce in discarica. Le discariche si riempiono, non è possibile allargarle perché vediamo cosa succede quando si va, non è possibile costruire inceneritori, questo è un altro argomento su cui non ci addentriamo. Sì, certo. Man mano che passano gli anni e che le discariche si riempiono, i costi che i gestori delle discariche richiedono sono di molti punti percentuali superiori rispetto all'anno precedente. Vero. Negli ultimi 5 anni c'è stato un aumento in media del 75%. Vuol dire che se 5 anni fa mi costava 100 conferire una certa quantità di
dei rifiuti, adesso con offrire la stessa quantità dei rifiuti mi costa 175. Ma in effetti tutti sono d'accordo, anche l'opposizione, diciamo così, più ragionevole, è d'accordo sul fatto che le percentuali di raccolta di differenziata deve essere aumentata. Pochi dicono in verità non serve, molti dicono dobbiamo migliorare. Il problema è come si fa a migliorare? Siamo sicuri che il porta a porta è il sistema migliore per aumentare la differenziata? Perché ci sono i cassonetti con la tessera, sì, perché infatti, ci cassonetti sono intelligenti, sì. Bene, allora su questo introduco un altro elemento di chiarezza. Noi paghiamo tanto per conferire l'indifferenziato in discarica. Esatto. Il differenziato, la carta, la plastica, il vetro, noi quando lo conferiamo riceviamo soldi. Riceviamo soldi. Però attenzione, noi riceviamo soldi se la plastica e la carta hanno un certo livello di purezza. Cioè, se io porto carta che in mezzo ha anche altri rifiuti, plastica, perché sì, magari uno sì, nel bidone della carta sì, sì, mi sì, ha buttato la plastica o peggio l'indifferenziato, sì, sì, evidentemente quella partita non viene presa da chi mi ricicla la carta e io non solo perdo il costo per il mancato conferimento della carta, ma anzi devo anche pagare perché l'unica soluzione che ho a quel punto è portare anche la carta sporca nell'indifferenziato, sì, salvo che non la pulisca sì, io con altri costi. Allora, il problema non è solo l'aumento della percentuale di differenziata, ma è anche la purezza che la differenziata che ho deve avere. Ora, qual è il sistema che mi permette di avere maggiore differenziata e possibilmente differenziata più pura? Perché il bidone intelligente, ti do questa notizia, sì, in alcune province cosa fanno? In alcune città cosa fanno? Dicono, sai che c'è? Siccome io posso vedere con la tessera quante volte una famiglia usa il bidone dell'indifferenziato, calibro il pagamento sul numero di volte che si utilizza il bidone di indifferenziato. Esatto, sì. Ma se io, per non aumentare il numero di volte che utilizzo il bidone dell'indifferenziato, butto l'indifferenziato nella plastica o nella carta, cioè questo, io non riesco ad avere un controllo su questa cosa. Sì, non avete un controllo su questa cosa, ma se io altrettanto invece mi stufo di fare la raccolta differenziata e vado a buttare da altre parti tutte le parti ingombranti che ci sono, non c'è il rischio che c'è qualcuno non faccia la raccolta differenziata per abbandonare i rifiuti? No, che pur di non farla abbandoni, pur di non farla abbandoni i rifiuti, ma così accadrà magari anche dagli comuni contermini, quelli vicini. Beh, allora andiamo per ordine, sì, infatti andiamo. Beh, allora facciamo un momento, andiamo in pubblicità, poi abbiamo 15 minuti per poter raccontare tranquillamente questo, ecco, sì sì, la così domanda abbiamo è altri corretta, 15 minuti, sì, ok sì, pubblicità. Eccoci qua a Screenshot, oggi parliamo di raccolta porta a porta e sentiamo direttamente chi fa parte della maggioranza, soprattutto il Presidente della Commissione Ambiente, Giovanni Govetto, che abbiamo qui al nostro fianco. Una domanda mia che ho fatto ed è stata interrotta dalla pubblicità, se questa raccolta porta a porta può portare anche a un maggiore pendolarismo dei rifiuti, qualcuno gettare i rifiuti dall'altra parte. Poi seconda domanda, cerchiamo di andare veloce perché ce ne sono. Vorrei sapere dal signor Govetto se il personale addetto alla raccolta è già stato individuato. Prima domanda che era la mia e poi quella del telespettatore. Andiamo. Allora, sulla prima domanda, diciamo, è un argomento interessante e in verità è uno degli argomenti che ci ha spinto a individuare il porta a porta come soluzione. Perché quello che succede, in verità, è che siccome i comuni contermini di Udine hanno già avviato la porta a porta, sì, da diversi Campoformi, anni, Pozzuolo, Pavia, sì, sopra anche sì, a Tavagnacco, sì, eccetera, esatto, siete circondati. Ecco, succede che noi in verità subiamo il turismo dei rifiuti, se così si può chiamare, nel senso che facilmente nelle zone, come dire, a confine, abbiamo situazioni di bidoni strapieni e sì, di rifiuti anche. Sì, sì. Allora, il porta a porta evidentemente da questo punto di vista è una soluzione a questo tipo di problemi, perché non essendoci più i bidoni ci si augura, come dire, di far fronte a questa criticità. E se ci saranno abbandoni ci sarà maggior controllo da parte della polizia.
polizia locale? Cercherete di fare qualcosa a questo punto di vista? Su questo posso anticipare, sì? Faccio un'anticipazione, che già i vigili con gli assessori competenti si sono attivati per comunque fare un progetto sulle fototrappole, così, perché esistono già le telecamere, ma ho appreso che chi, come dire, abbandona spesso anche oscura le telecamere. Addirittura. Cioè, sono, sono cose, sì. Ecco. Sì. Allora, da questo punto di vista, però dico una cosa in più, se mi è permesso. Sì, che avanti, intanto stanno arrivando i messaggi. Il problema anche dei cassonetti con la tessera, sì, è che cosa succede? Nel momento in cui tu hai una zona con i cassonetti, le persone, anche se magari non hanno la tessera e soprattutto vengono da comuni limitrofi, facilmente abbandonano lì i rifiuti, perché c'è il bidone, dicono tanto qua passano, sì, a prenderli e abbandonano. Sì. Quindi anche da questo punto di vista, la raccolta porta a porta in qualche modo appare come la soluzione più efficace. Non essendoci più dei punti, come dire, con i bidoni, si ritiene che i maleducati siano disincentivati ad abbandonare. E comunque c'è questo progetto delle fototrappole. Fototrappole, che... sono praticamente, da quello che ho potuto vedere, non sono informatissimo, sì, su, sì, questo. Sì, sì, vabbè, è stata un'anticipazione, insomma. Praticamente delle telecamere che sono però nascoste, che sono, come dire, pensate in modo da poter essere spostate, da poter essere utilizzate in diverse situazioni, e che sono in grado, senza che uno si accorga, di, come dire, catturare l'immagine di quello che avviene. Ecco. Senta, un'altra domanda qua ce lo pongono, poi non so se riesce a rispondere, se la persona è indicata. Attualmente mi risulta, dice un nostro telespettatore, che il contenuto dei cassonetti stradali di carta e plastica arrivi nello stabilimento di competenza e passi per un nastro trasportatore, che ci siano degli addetti che tolgono il materiale non idoneo. Che mi dice in proposito? Allora, forse bisognerebbe chiedere direttamente alla NET questo. Sì, da quello che io so, perché avevamo parlato di questo con l'ingegner Fuccaro, inizialmente, fino ad alcuni anni fa, si riteneva che il sistema di pulizia fosse un sistema più economico, sì, che non altri. Però in verità poi il livello la richiesta di purezza era talmente elevata che anche i sistemi che esistevano di pulizia praticamente non si rivelavano sufficientemente efficaci. Non so attualmente se è quello, so per certo però che attualmente noi abbiamo un livello di purezza tutto sommato accettabile, ma negli ultimi anni iniziamo ad avere un numero di partite che ci sono, diciamo, rifiutate da chi dovrebbe accoglierle, più numeroso rispetto al passato. Non perché noi siamo peggiorati, ma perché sono aumentati gli standard. Su questo però chiudo solo sul beneficio. Evidentemente l'obiettivo del porta a porta è che, aumentando la percentuale di differenziata e la purezza della differenziata, che non vuol dire che il personale andrà a vedere dentro il bidoncino a controllare se c'è qualcosa che non va, come dire, vuol dire che se io metto fuori il bidone dell'indifferenziato il giorno in cui passano a prendere la plastica, evidentemente non lo raccolgono, quindi raccolgono solo plastica. Noi riteniamo che in questo modo aumenterà la percentuale di differenziate, quindi diminuirà l'indifferenziata, e su questo andremo a guadagnare rispetto ai costi di conferimento. Benissimo, allora se volete scriverci, prima anche avevo preso anche il mio cellulare che mi avete visto passare da sotto a un certo punto, non perché non so che cosa fare, ma perché mi stanno scrivendo anche dal cellulare privato, chi conosce il mio numero si rivolga al numero invece di servizio, che è questo qua, 345-99-56-897, si presenti e faccia pure le domande a Govetto. Con nome e cognome, se vuole mettere, così chiede, insomma, ha anche un confronto. Quello che volevo chiedere, allora, ci sta scrivendo qualche altro telespettatore di fare chiarezza. Quando inizia? Cosa succederà? Dove? Quando? Perché? Benissimo. Allora, 2 minuti. Diciamo subito che il Comune, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, ha previsto che l'inizio non sia un inizio, come dire, ci sia una data uniforme in cui tutta la città passa al porta a porta. Parte dai Rizzi. Partirà da alcuni quartieri e ogni 2 mesi, diciamo, si estenderà nei diversi quartieri. Il primo quartiere che parte è il quartiere dei Rizzi. Ma partirà i primi di dicembre? Il 2 dicembre. 2 dicembre. Do anche questa notizia. Sì, ma il fatto di partire il 2 dicembre, avevamo avuto ospite qui Sora Mel, che è amministratore di condominio, anche presidente della NACI, e ci aveva detto, cercate di prorogarle, andate più avanti, perché partire il 2 dicembre vorrebbe dire, sotto periodo natalizio, avere il caos.
Sì, non avete pensato a questo? Allora, premetto questo, sì. Che Choramel che ho letto sulla stampa sì. locale non è diciamo il tipico amministratore indifferente, come dire, indifferenziato rispetto alla porta a porta, nel senso che mi sembra che il suo giudizio sul porta a porta sia particolarmente negativo, sì, da quello sì, che ho letto. Sì, sì. Allora, si parte il 2 dicembre perché... Perché bisogna partire necessariamente nei primi giorni del mese e se non è, i primi giorni di gennaio non è opportuno partire, quindi si dovrebbe spostare tutto a febbraio. Mm. Però con questo calendario che noi abbiamo stabilito, diciamo che il porta a porta entrerà a regime prima di agosto. Se invece noi procrastinassimo la partenza ulteriormente, diciamo, qualcuno dovrebbe partire proprio durante l'estate. Di più, prima noi partiamo, prima noi nel 2020 possiamo vedere gli effetti, effettivamente i benefici che il porta a porta ci porterà e possiamo anche calibrare eventualmente alcune decisioni prima dell'estate, che è un periodo particolarmente. Ma quando delicato. Farete informazione ai cittadini dei Rizzi che tra un mese... Allora, il cronoprogramma è il seguente, anche questa notizia sì. in anteprima. Noi verosimilmente, insomma adesso non ho le date precise, se, però... Se volete non chiamateci a proposito, no, perché ci sono anche chiamate, già la terza volta che chiamano, anche altri numeri, non chiamate ma messaggi, non è una trasmissione per chiamate questa, ecco. Mandatemi messaggi tranquillamente, scusi. Ecco, sono lusingato di tutta questa attenzione nei confronti, no, e saluto tutti i miei fan. Ecco, così. Allora, quando parte l'informazione? Sì. Ah, dicevo, la prossima settimana... Sì. Dovrebbero iniziare ad esserci, il programma è che la prossima settimana inizierà ad esserci le prime consegne di bidoncini. I bidoncini saranno consegnati inizialmente proprio casa per casa e unitamente alla consegna dei bidoncini verranno fornite le adeguate informazioni alle singole famiglie. E invece più o meno dalla metà del mese di novembre sì. Avremo ogni settimana ad orari diversi degli incontri per la popolazione dove verrà spiegato punto per punto come funziona il porta a porta, quindi come si usano i bidoncini, quando passeranno, come differenziare, okay. eccetera, eccetera, eccetera. Non abbiate paura, qualcuno mi ha chiesto se bisogna tagliare la scatola del latte per separare la plastica dal tetra pak. No. No, cioè chi fa già a casa sua la differenziata normale non ha niente da temere, cioè nel senso che rimane okay. quello, sarà una cosa più ordinata e chi fa già la differenziata, permettimi di dire, sì. non cambia molto, evidentemente le cose cambiano un po' per chi non è proprio abituato a fare la differenziata, ma chi in casa ha già i bidoni per la plastica, per la carta, per il vetro... Continua a farlo in questo modo, insomma... Comunque, ogni settimana... Do anche questa cosa, sì. dovrebbe essere il martedì dovrebbe essere proprio la giornata dedicata all'informazione, ogni settimana ad orari diversi in modo da andare incontro a tutte le facilità ci saranno degli appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza che prepareranno la cittadinanza, quindi consegna dei bidoncini e come dire spiegazione vis-à-vis di tutto, in più incontro pubblico dove verranno ribadite benissimo. Le cose. Avrà anche la possibilità di spiegare a tutte le persone che ci stanno mandando messaggi, come questo telespettatore, come farà un disabile che abita in un condominio dove non c'è spazio per i bidoni condominiali, dovrà pagare una persona per portare fuori i bidoni agli orari previsti? Allora, io faccio una premessa. Sì, No, rispondo, ma faccio una premessa. Guardate. A mio avviso, ma questo lo dico e lo dico veramente, cioè, questa cosa del porta a porta è in qualche modo un banco di prova, nel senso che evidentemente noi non è che lo facciamo per avere del consenso, perché lo facciamo perché veramente riteniamo che sia una cosa da fare. Prima di rispondere leggo queste ultime due sì. righe della sentenza del TAR, sì. giudice del TAR. Dopo le consegnerò tutte le domande che stanno arrivando. Risponderò. Premetto questo. Perché ne stanno arrivando tante. Bene, mi fa piacere. Allora, premetto questo. Il TAR rigetta in toto il ricorso che è stato presentato per motivi formali. Sì. L'ha fatto in modo sbagliato, con rispetto parlando per il collega. Però, nonostante questo, ritiene di entrare nel merito. Dice, io ve lo rigetto perché proprio è inaccoglibile nella forma. Sì. Però, cioè, nonostante ritengo di dire qualcosa... E dice, ritenuto in ogni caso. Veloce che abbiamo 2 minuti. Ritenuto in ogni caso che la circostanza che il comune di Udine sia già a buon punto nella raccolta differenziata,
Quindi dice, anche se voi state già bene, sì, non sì. lo esime dal perseguire obiettivi ancora più virtuosi, essendo in dubbio che il sistema porta a porta, via più se spinto, aumenta l'autoresponsabilità nel conferimento e quindi contribuisce significativamente all'attuazione dei principi di prevenzione, responsabilità condivisa, cooperazione, chi inquina okay. paga, che costituiscono il cardine. Come... Risponda alla domanda, sì, sì. che a mio avviso è una domanda capziosa. Direbbero i miei colleghi avvocati, è capziosa, perché il disabile come fa adesso a portare fuori l'immondizia? Cioè badate che il porta a porta da questo punto di vista va incontro al disabile, perché vengono a prendergliela praticamente in casa l'immondizia. Ok, perfetto. Cioè... Seconda domanda, se non presenti alla consegna dei bidoncini, come sì. devo comportarmi? Velocissimo, 20 sì. secondi. Ci saranno diversi passaggi, verranno lasciati dei biglietti, verranno informati adeguatamente, ci sarà comunque la possibilità di andare eventualmente a ritirarli. Ok. Sarà nostra cura fare in modo che tutti abbiano i bidoncini. Finalmente gli orribili bidoni fuori, dalle, puntini puntini. No, sì, c'è qualcuno bidoni, per... no, sì, non sì, vuole sì. più i bidoni, sì, questa sì, persona. Sì, sì, beh, ma... Abito in Borgo Nuovo, a Udine, come verrà ritirata l'immondizia? Non penso che i camion potranno entrare nel borgo. Allora, infatti ci sarà fatta una mappatura anche ci sono molti. Allora, premetto, cioè, ci sono moltissimi problemi. Sì, dobbiamo chiudere, abbiamo un minuto. Sì, sì. Ecco, però diciamo ci sarà una mappatura delle vie private, delle vie in cui i mezzi non passano, delle cose. Ah, okay. E ci sarà comunque un piano per fare in modo che, come dire, ci siano delle soluzioni. Potrebbe essere che c'è comunque un bidone condominiale anche in zone che non sono propriamente condomini, faccio per dire. Sì, sì, sì. Sarà trovata una soluzione per tutte. Bene, ok. Allora, Govetto, 20 minuti, non sono neanche stati convinti. Cioè... Non sono neanche stati sufficienti, si rende conto. C'era bisogno. Credo che comunque qualcosa in più si sia capito. Qualcosa in più, cioè, qualche notizia in più. Ecco, si inizia dai Rizzi comunque. Poi quali saranno le altre zone velocemente? Adesso questa fase okay, così su bene. Due piedi. Su due piedi, insomma. Però comunque partiremo poi a febbraio comunque con le altre ecco, zone. Ecco, quindi possono stare tranquilli insomma fino a febbraio. Ma intanto ci saranno delle informazioni ogni martedì. Già da metà novembre. Ok, questo è importante, segnatevi. L'ultima cosa, l'ultima battuta, 20 secondi alla regia chiedo, si prepara a diventare un undicesimo assessore a sto punto? Ecco, non se l'aspettavo questa domanda, me lo dica sì o no? Faccio aumentare lo share e dico questa in anteprima, io sono già undicesimo assessore. Ma ti dico una cosa di più, sono già undicesimo assessore da molto tempo. Perché? Perché a mio avviso, se l'assessore è quello che deve impegnarsi in modo particolare per la cura della città, io, ma insieme anche a tutti i miei colleghi di maggioranza, siamo già l'undicesimo assessore. Questa è una risposta a tutta l'opposizione, insomma. Che ma quello che posso vedere, sì, è così, perché noi, io vedo, c'è una squadra comunque, per quello che posso vedere io, che ha voglia di lavorare, e io penso che, che la squadra possa essere considerata l'undicesimo assessore. Benissimo, grazie Govetto, stanno arrivando altri messaggi, le faremo recepire a Govetto, magari vi segnerò anche ringrazio okay. tutti allora, comunque. A domani sempre con Screenshot, solita ora 19.45 fino alle 20.15, grazie, arrivederci.